prova di ieri dà grande consapevolezza a questa squadra, e questo è il segnale che si è fatto un passo in avanti importante rispetto all'ultima stagione? Sì, credo che la partita di ieri, al di là del risultato che era importante, abbia evidenziato la prestazione ottimale da parte della squadra, che è frutto di un percorso di crescita continuo, di maturità, consapevolezza. Direi che queste sono le prerogative per continuare bene e per cercare di avvicinarci il più possibile a quelli che sono i traguardi che noi abbiamo come ambizione, come ispirazione. Direttore, cosa ne pensa delle proteste del Napoli, che sostanzialmente ha detto che l'Inter ha sì meritato di vincere, ma con l'aiuto dell'arbitro? Ma il fatto che dicono che abbiamo meritato di vincere significa tutto, quindi non voglio entrare nel merito, dico che la nostra è stata una vittoria trasparente, limpida, frutto di una prestazione davvero ottimale da parte dei ragazzi, e direi va sottolineato l'ottimo lavoro da parte degli allenatori. Direttore, sarà la settimana del rinnovo di Nikita? I rinnovi, l'abbiamo detto più volte, sono dinamiche che affrontiamo perché è giusto farlo nel momento in cui c'è volontà da parte dei ragazzi, da parte della società, di prolungare la loro vita con noi, prolungare il loro contratto con noi. Lo faremo con calma, non perdendo di vista quelli che sono gli obiettivi a breve. Abbiamo una partita di campionato, abbiamo una partita di Champions League settimana prossima, che è importante, quindi queste sono le cose più rilevanti. Grazie.